Che cosa c'è? Non ti piace il freddo? Oggi dobbiamo uscire. Abbiamo un rituale da compiere, tu e io. Ecco. Metti questa. Apparteneva a mia figlia. Oggi pronuncerò il tuo nome, piccola. Ma la dea lo ripeterà? Di solito è la madre a fare l'annuncio. Se solo l'avessi. Parteciperebbe tutto il villaggio e ci sarebbero anche le matriarche. Ma noi siamo emarginati. Seguiamo i rituali della tribù, altrimenti diverremmo come gli infedeli predecessori che voltarono le spalle alla dea. E per questo furono condannati. A noi è rimasto lo splendore del creato. Bestie di aria, acqua, terra e acciaio. Un conto è cacciare una bestia, ma con le macchine un'altra cosa. Devi essere unica e rispettare il loro potere. Te lo insegnerò un giorno. L'alta matriarca Tirsa, cosa ci fa qui? Vuole forse impedire il rituale? No, 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 in piedi, è quasi il momento. Eh sì, certo, puoi parlare con me. Sei venuta a benedire il nome. Non sono passati 6 mesi da quando te l'abbiamo affidata. Ma siamo emarginati. Tu per scelta, e lei? Beh, sono un'alta matriarca e benedico chi desidero. Bene, ci onori. Sì, sì, vai, è tempo della pronuncia, è ora. Oh, madre, ti invochiamo per dare un nome a questa bambina. Che il tuo amore possa scaldarle la vita come il sole scalda la terra intera. Pronuncia il suo nome! Aloy! Che il suo nome sia benedetto! Smettetela subito! Che cosa hai fatto? Ho benedetto il nome della bimba. Donna scellerata, quella bambina è una sciagura! Cosa ti ha detto sulla sua nascita, emarginato? Rispondi! Ho fatto come mi avevate chiesto. Crescerla, sì. Nessuno ha parlato di amore. Ora basta! E tu, benedirne il nome come se fosse una delle... Conosco i miei doveri verso loro e te. Senza consultarci. Sono qui. E dovunque andrai, ti seguirò.
E ciao a tutti ragazzi e ben ritornati sul mio canale. Oggi iniziamo una nuova avventura su Horizon Zero Dawn. Gioco che ovviamente sta spopolando, perché è giusto così che c'ha una grafica da paura e l'abbiamo già vista in questa cacchia di cutscene. E io sono su PS4 e voi la vedete in 720p, quindi voi la vedrete stroncata come non so cosa. Però, cioè, non c'è niente da dire. Abbiamo visto già che noi siamo emarginati, il nostro nome è Aloy. E io adesso sono un po' troppo eccitato perché ho appena visto l'uscita del nuovo eroe di Overwatch. Ma vediamo di iniziare questa avventura, perché questa è una nuova serie che porterò ogni giorno. Adesso vedo quanto riuscirò a registrare, perché adesso è sera, come avete potuto capire è giovedì sera e io devo registrare per domani mattina. Vediamo come facciamo. Intanto il livello, vabbè, normale, facciamo le cose normali. Qui siamo già 6 anni dopo, perfetto. Rost, il nostro padre affettivo, possiamo chiamarlo, ci sta cercando. Oh, ma quante belle bacche! Sei un bravo raccoglitore, vero piccolo Bast? Bast. Vai a trovarne ancora un po'. Sfruttamento, Mironi. Vai a trovarle te le bacche. Lavora. Ben fatto, che bravo ragazzo. Bambini, venite con me. È un'emarginata. Bisogna ignorarla. Ecco. Ehi, basta. Come mi guardi? Oh. Andiamo. A parte che, cioè, Rost è emarginato per scelta. Ma lei perché dovrebbe essere emarginata? E ovviamente spero sempre che la mia voce si senta bene, perché nonostante abbia abbassato abbastanza il volume e alzato il mio, sento il volume di gioco sparato nelle orecchie. Ma si spera. Rost! Qua giù! Rost! Adesso lo cerchi, eh. Prima che ti cercava lui. Oi. È carino, figa la luce, è bellissima. Certo la grafica qui è cambiata, però ci sono i topi qui. Oh, per dei topi. Ammazziamoli, prendila. No, non puoi. Perfetto, ho dato una controllatina al volume e dovrebbe essere a posto. Noi continuiamo in questa caverna intanto. Pipistrellini. Basta che non siano robotici perché ti viene addosso. Ma posso farcela. Sei una tappa, guarda che ce la facevi benissimo anche in piedi. Ok. Queste sembrano rovine del mondo di metallo. Uno dei luoghi antichi. Troppo bello, cioè mi piace solo il fatto che dicono luoghi antichi metallo. E loro sono con frecce, arco, lance, sono tornati nella vecchia era, continuando comunque, andando in avanti nel tempo. Questa è proprio una galleria qua, sembra un'industria, non so, braccia meccaniche, vediamo. Come si corre? Beh, normale. Del genere. Ma e perché? Devo trovare un modo per uscire. Beh, noi continuiamo. Guarda che corre abbastanza, cioè molto veloce, risponde velocemente, però corre in un modo molto strano. Vabbè, sempre una bambina, però anche salta. Ok, per quanto lo utilizzeremo? Io adesso vorrei esplorare un po' tutto, ma non penso che ci sia qualcosa da trovare effettivamente. Ok. Amo sti pipistrelli.
Sì, dove? Che cosa c'è? Una persona morta. E vabbè. C'è qualcosa che luccica. Esamina con il triangolo. No auricolare. Beh, effettivamente, per uno che non conosce queste cose, magari si trova attaccato a questo qua, un po' di spavento effettivamente c'è. Ma essendo bambina, la sorpresa, oh figo, lascia stare, appena visto come cacchio hai fatto. Cos'è l'occhio dell'aquila questo praticamente? Sono molto più lento quando dovrò sistemare la sensibilità probabilmente. Vabbè che sarà una cosa da utilizzare abbastanza poco, non una penso. Porta di metallo chiusa. Come fai a sapere che è chiusa? Può aiutarmi. C'è qualcosa lì? Altre luci. Ah, ti dice cos'è dopo averlo esaminato un po', ok. Quindi devo passarti qui, immagino, sì. Un topo! Ah, lo vedo meglio così. Cos'è? Ho letto un qualcosa. R2 evidenza. E se lo tengo... Ah, devo mirarlo però. Ok. Lì sta per franare, non lo so. Ruota, ok, ruotiamo. Non è successo niente, ruotiamo di nuovo. Ok. Ha cambiato colore. Dovrebbe essersi aperta adesso. La porta ha cambiato colore. Yeah. Che bello. Perché? Ah, triangolo. Ce l'ho fa. Strano triangolo e non X. Vabbè che con X salto effettivamente. Questo è meglio di Final Fantasy che fai la stessa cosa con X salto e devi premere e poi non funziona perché salti al posto di fare quel comando. Un altro. Quello lì mi dice di esaminarlo, eh. Isaac, The Binding. Senti, papà non può essere con te, la mamma, ma possiamo ancora festeggiare, eh? Certo che sì. Mamma mia. Mostramelo. Mostramelo di nuovo. Che posso fare? È proprio dietro di te. Ehi. Tanti auguri, Isaac. Ha capito all'istante come farò andare all'indietro il video, tra parentesi. Sì, papà non può essere. L'ologramma. Ah, quindi lui ha in testa la stessa cosa che ho io. Perché se faccio così, lei si adesso non me lo fa vedere benissimo, ma si trasforma in questo coso. In questo coso rotondo. Ok. Ma sono tornato indietro per caso, perché qua si può andare... Ci sono delle cose... Ah! Vedi che esplorare serve a qualcosa? Felice anno nuovo, caro diario. Ci credi che abbiamo festeggiato ieri sera? Beh, così... Più o meno. La direttrice Evans ha invitato tutti nella sala comune. Non so dove abbia recuperato i cappellini, ma aveva un che di macabro. Così siamo rimasti perché? Seduti ad aspettare la mezzanotte... Ma sono davvero l'unico che ha colto il simbolismo di tutto questo.
Ne sarebbe valsa la pena se Skylar si fosse ubriacata di nuovo, ma forse io sono un errore che non vuole ripetere. Ma dai! Proprio molta autostima c'hai, eh? Li ho visti mettersi in fila nella sala comune, come bestie al macello, eppure si sorridevano a vicenda. Chana dispensa farmaci, come se essere vivi fosse un dolore da alleviare. Beh, non per me. Non voglio andarmene in silenzio, non voglio svanire. Voglio mettere un punto alla fine della mia vita, non un'ellissi, anzi, un punto esclamativo. Quindi, se turberò chiunque troverà questo, mi dispiace. Non devo più nulla a nessuno. Si è sparato. E io sento rumori qua dietro. Lei probabilmente neanche ha capito che si è sparato, perché ovviamente lei non conosce un rumore dello sparo, forse. Non ha mai visto una pistola. Interessante, quindi ne vale la pena esplorare. Però c'è scritto tutto sulla mappa che abbiamo sopra. Ma il fatto che quelli lì sapevano già che morivano. Ah, guarda quanti ne abbiamo. Ne abbiamo un bel po' da vedere, eh. Beh, iniziamo da questo. Perché sono morti qui? Esatto. Ah, Connor! È quello di prima. Non me lo identifica. Ah, qua sì. Per leggere il taccuino? Perché? Anche Falcore. Sì, ma no. Serbatoio di vampa, ok, ma non è quello che mi interessa. L'ho preso? No, non l'ho. C'è qualcosa che non quadra. Ok, no, niente. Dovevo semplicemente mirare lui. Ascoltiamola però. Non me la fa sentire. Ovviamente, si è fermato proprio nel momento giusto. Ok, però io voglio sapere un po' di più. No, non è qua, è qua. Eccolo qua. Mia Saia. Canzone abbastanza macabra per una persona che probabilmente sapeva di morire. Cioè, questa bambina deve sopportare delle cose un po' strane qua. Quindi è quella lì. Oh, che strano. E tu sei... Ah. Machu Picchu. Ho sempre sognato di vederlo. Ma niente. Perché non sono andata con Owen quando me l'ha chiesto? Che stupida. Avrei dovuto accettare. Oh, beh. Chi se ne frega. Intanto adesso moriremo. Più o meno. Ne manca solo uno.
Stiamo scoprendo un pochino della realtà precedente, dell'era precedente a questa. Jackson Fry. Prega per noi peccatori, adesso è nell'ora del nostro debito, della nostra morte. Scusate, è passato un po' di tempo e wow, le pillole che ci ha dato Jana sono forti. Ok, bene. Da capo, ragazzi. Ave Maria, piena di grazia. Finitela qua, grazie, non voglio ascoltare tutta la preghiera. È già da tanto che non vado a messa, nemmeno io, guarda. Arrivo, Rost! Mi ha trovato! Rost mi ha trovato! Come cacchio mi hai trovato, tra parentesi? Forza su, prendi questa musica. Quel posto non fa per te. Andiamo. Certi posti sono proibiti, Aloy. È che ci sono caduta. Sono del mondo. E ci sono rimasto. Che cos'hai sulla faccia? Niente. Sì, assolutamente niente. L'hai trovato là sotto? No. Le bugie proprio più palesi al mondo. No. Aloy, queste cose sono pericolose. No! Non questa posso capire tutto, eh. Beh. Bene. Se vuoi sgattaiolare lontano da casa, allora devi sapere come sopravvivere. Oh, ok. A casa. Ma da domani imparerai come si caccia. Ah, volevo impararlo adesso. Beh dai, come prima puntata direi che può bastare. E ci vediamo domani per un'altra puntata. Perché sì, questa sarà una serie giornaliera. Uscirà ogni giorno alle 13. Adesso vedo di registrare un altro paio, perché sennò io morirò. Beh, ciao! Grazie per aver seguito il video. Se vi è piaciuto, vi ricordo di lasciare un mi piace e di condividere. Inoltre, se non siete ancora iscritti, vi ricordo di iscrivervi qui sotto. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!